tanti imprenditori nella sede dell'Unione Industriale di Prato al forum organizzato da Nazione su tradizione, innovazione e nuove sfide dei mercati. Un forum che insomma guarda a metà fra il passato ed il futuro. Direttore della Nazione Gabriele Canè a Prato per un incontro all'Unione Industriale fra tradizione e innovazione. In fondo vuol dire la storia dell'economia di questa terra, sapersi rinnovare pur di fronte alle sfide globali. Esattamente quello che tu hai detto. Prato è sempre stata terra di frontiera, diciamo, nel senso che qui è sempre germogliato l'innovazione, la crescita e anche la sperimentazione di nuove convivenze anche imprenditoriali, no? Se pensiamo all'affermarsi di una comunità cinese, spesso con le riserve che questo ha, anche dal punto di vista delle imprese. Prato è uno snodo importantissimo della Toscana ovviamente e dell'Italia, e per noi è importante essere presenti per andare a rileggere questo tessuto che deve chiudere con un passato glorioso, ma che ne sta aprendo un altro probabilmente altrettanto. Leandro Gualtieri rappresenta un po', come dire, la storia dell'imprenditoria pratese, che è alle prese con, come dire, le sfide nuove dell'innovazione e della globalizzazione. Regge il sistema Prato? Ma credo che ultimamente, negli ultimi 10 anni, si siano fatte delle scelte precise. Ogni azienda che opera specialmente nel campo dei filati si è riposizionata sul mercato e ha scelto una propria strada. E credo che questa sia stata una buona cosa, costringere le aziende a fare delle scelte e a cercare una identità sul mercato.